Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come conquistare le ragazze. Se vuoi sapere cosa posso fare per te, consulta in descrizione al sito www.rinascere.net, trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Oggi parliamo della situazione che accade quando scrivi a una ragazza sconosciuta su Instagram e questa non ti risponde. Concentriamoci su un fattore: Instagram non è un'app di dating, non è Tinder, non è Badoo, non è Lovu, non è Bumble. Instagram è un'app creata per diversi motivi, ma ora è utilizzata come finestra, vetrina per far vedere il meglio di noi, diciamo così. È uno spazio nel quale le persone si pompano un po' l'ego tramite like, commenti, eccetera, eccetera. Viene usato per lavorare, viene usato per conoscere ragazze, ma rimane una app di divertimento, condivisione, non di dating. Quindi quando scrivi una ragazza sconosciuta su Instagram devi sempre pensare che lei potrebbe in quel momento non cercare una conoscenza, una relazione o un qualsiasi tipo di rapporto sentimentale con te. Quindi devi pensare che lei potrebbe, per la maggior parte dei casi, non risponderti, o se ti risponde potrebbe non essere interessata. Perché? Perché il pubblico su Instagram non è detto che corrisponda a quello che è sulle app di dating. Poi una ragazza è su Tinder ed è pure su Instagram e in quel caso ti risponde positivamente se fai un messaggio corretto. Ma se la ragazza non è su Tinder perché non è interessata a avere una conoscenza, una frequentazione, perché sta bene così, ed è su Instagram, non è lì per essere rimorchiata. Poi magari se fai le cose correttamente, se scrivi i giusti messaggi, se segui quello che ti ho spiegato in altri video, magari poi funziona, però non è lì per quello. Quindi devi sempre partire con l'idea che la ragazza non è lì per conoscere te, sei tu che devi esporti al meglio per cercare di farle venire in mente l'idea di darti una possibilità, perché valuta che sei un bravo ragazzo, sei quello che sta cercando teoricamente, che vorrebbe, e poi arrivare a uscire, eccetera eccetera. Perciò se una ragazza su Instagram non ti scrive, questo non significa che tu faccia schifo, che il tuo messaggio sia sbagliato, semplicemente sei andato ad aggredire, quello che si dice in marketing, il target sbagliato, cioè hai puntato su ragazze pensando che ci potessero stare semplicemente perché sono ragazze e perché tu sei un ragazzo, quindi secondo te l'equazione è semplice, ma sbagliando, perché loro sono lì, ma non è detto che siano lì per lo stesso motivo per il quale tu stai scrivendo loro. Quindi non fasciarti la testa pensando sono sbagliato, ho sbagliato, perché in realtà più delle volte i messaggi sono sbagliati, scalibrati, il profilo fa schifo, il modo di approcciarsi e portare avanti la conversazione o è sbagliato o non esiste, inesistente. Ma comunque sia, il punto focale è quello: potrebbe lei non essere interessata e quindi che ci puoi fare? Assolutamente niente. È come se io cercassi di vendere gomme da masticare a anziani. È chiaro che non le comprano, perché non è una cosa per loro, perché non sono interessati a volere quella cosa in quel momento. Magari se vendessi gomme da masticare a ragazzi di 20 anni che potrebbero mangiare gomme da masticare, avete capito? Ci sono quelli che non sono interessati comunque, e questo è il gruppo delle ragazze che sono su Instagram ma non interessate al dating, e intercettare anche quei ventenni che sono interessati a prendere gomme da masticare, ovvero le ragazze interessate a conoscere ragazzi, se questi si pongono bene con loro. Tutto questo baraccone per dirti cosa? Instagram è un terno all'otto, non è detto che funzioni, ma ovviamente se funziona, se sei ben predisposto e ciò che fai è fatto con logica e con testa, sicuramente hai un bacino d'utenza molto più grande, perché, parliamoci chiaro, su Tinder se c'è un pubblico di 10 ragazze, faccio un esempio, su Instagram c'è 1 milione. Perché? Perché ovviamente sono molte più le persone su Instagram rispetto a quelle su Tinder. Ora la proporzione magari è sbagliata, ma per farti capire che su Instagram ci sono molte più ragazze di quante ce ne sono su Tinder. Quindi hai sì un bacino d'utenza più grande, ma data questa premessa hai anche maggiori possibilità di fare un buco nell'acqua. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che se voleste sapere cosa posso fare per voi, sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato appunto per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.